Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle riguardo questo progetto di legge si asterrà. Abbiamo parlato di diversi concetti e secondo noi questo progetto di legge può essere una... questa legge in generale lo sport può essere una metafora per quanto riguarda anche la politica. La politica si occupa di regole, la politica è fatta di gioco di squadra, la politica è fatta di competizione nella speranza di un comportamento corretto, la politica è fatta di impegno, di fatica e di costanza e chiaramente la politica si occupa anche di economia, di denaro, di come viene speso il denaro dei cittadini e di quelle che sono le ripercussioni poi sull'economia del territorio. Anche lo sport, in questo caso la gestione degli eventi e degli impianti sportivi, crea un indotto economico, diretto ed indiretto, diretto nella gestione degli impianti, indiretto chiaramente appunto per l'indotto che crea a livello economico sui territori, parlando di turismo, parlando ovviamente di attrattività degli eventi. Per quanto riguarda il metodo con cui si è trattato di questo progetto di legge, noi ovviamente ringraziamo ancora tutte le forze politiche, ringraziamo il consigliere Calvano per l'approccio scevro da ogni ideologia e basato sul merito. E nel merito noi avremmo chiesto un po' più di coraggio, un po' più di coraggio nella definizione dei criteri di affidamento degli impianti, soprattutto per evitare che si ingessino situazioni e invece si vadano ad agevolare, ad aiutare le piccole associazioni sportive che cercano di crescere, maggiore coraggio nella definizione dei criteri dell'affidamento dei contributi. Secondo noi andava già inserita qualche regola in più all'interno del testo di legge, o quantomeno andava definito all'interno, già scritto che se ne occupi il piano triennale, proprio per avere dei paletti entro cui agire e soprattutto, punto cruciale per cui riteniamo anche che ci si debba astenere, oltre a quelli già elencati, maggior coraggio per quanto riguarda il gioco d'azzardo, proprio perché se si vuole dare dimostrazione di tutti quei valori che lo sport rappresenta, bisogna, secondo noi, non tentennare davanti al gioco d'azzardo. Quindi, ripeto, ci asterremo per i motivi che ho appena elencato. È ovvio che comunque riconosciamo che un passo in più è stato fatto, ci auguriamo si prosegua su questa strada, non solo per quanto riguarda l'impiantistica diretta, ma anche per tutti quegli impianti sportivi cosiddetti naturali, le strade, le palestre delle scuole pubbliche che necessitano di interventi incisivi e per tutto quello che riguarda ovviamente il coinvolgimento dei nostri cittadini e anche la tutela della salute dei cittadini. Si è parlato di obesità, uno dei problemi fondamentali della nostra società sono le malattie croniche che sicuramente possono essere aiutate anche attraverso la pratica dell'attività fisica e dell'attività sportiva. Questo è un primo passo, speriamo se ne facciano altri più incisivi. Grazie.